Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dooran Red. Come vedete siamo in un nuovo gioco, ovvero Brawlhalla. Bene ragazzi, vi farò le partite custom online per vedere un po' il gioco e in caso se vi interessa e vi piace, probabilmente ci farò anche delle ranked insieme al mio compagno di squadra che giochiamo insieme. Bene ragazzi, tra poco inizierà la partita, questa è la fase di caricamento. Tempo che carica, gli altri si prendono a botte. Ok, vediamo contro chi ha. Questo è un tipo shoppone, vedete questo? Shop, shop, tutto shop. E anche la skin shop. Ok ragazzi, questo è un gioco free to play, veramente bello. È anche entrato nel competitivo come altri videogiochi come League of Legends, CS, svariate cose. È partita la prima season, quindi siamo all'inizio. Tipo guardate a quello come spam a caso, le mosse. Ok, preso. Uno si è suicidato e mi ha dato la kill. No. Allora ragazzi, bene, mi ha dato anche lui la kill, perfetto. Comunque, volevo dire delle cosine. Appena in questi giorni non uscirà il video di Minecraft, perché il mio amico Arcanthos non c'è un po' in questo periodo. Quindi evitiamo un po' per quanto riguarda quel video. Invece Civilization possiamo farlo. È semplice fatto perché il prossimo giorno c'è, proprio questo giorno che non c'è. E per non lasciare il canale senza video anche questa giornata, ho preferito fare un gameplay da solo. Bene ragazzi, poi per il resto le serie continueranno e ritornerà anche Project Zomboid, sì, anche lui, ma anche Plants vs Zombie, che è da un bel po' che non esce un episodio di quella serie, ma ho avuto un po' di impegni in questi giorni. Impegni vi spiegherò un po', almeno vi rendete conto un po' di che impegni si trattano. In pratica gli impegni sono... Questi stanno trollando secondo me. Credo anche io. Quello sta spammando a caso. Allora, va bene, ritornando al discorso. Ho avuto un po' di impegni e vi spiego anche questi impegni di cosa si trattano. Bene ragazzi, io sono il fondatore di una squadra sportiva di nome iBradibus. Quindi alcune volte ho degli impegni perché ci sono dei tornei, ci sono moltissime cose da fare e non riesco proprio a registrare, quindi devo un po' seguire di più la squadra. Però non dovrebbe capitare spesso perché io mi sveglio presto la mattina e proprio la mattina presto cerco di fare gameplay per il canale. Dobbiamo uscire da questo, così prendiamo i punti. Comunque ragazzi, se volete qualche info per la squadra, svariate cose, la squadra si chiama iBradibus. C'è anche la pagina su Facebook, quindi potete cercarla facilmente, è unica. E poi altre cose che riguarda la squadra più forte per questa mia squadra sportiva è di League of Legends. Sono anche ai tornei nazionali pro di questo mese, settembre a fine e finisce per ottobre. Attualmente abbiamo vinto anche contro gli Element e siamo anche quasi arrivati in semifinale, quindi siamo ai quarti contro un'altra squadra. Speriamo di arrivare in finale e giocarla a Milano ad ottobre, sperando che riusciamo a giocarla, perché non è sicuro. Questa partita è una merda, lo so, ma questi stanno spammando a casa, non capisco il motivo. E sto vincendo io perché li colpisco e cade, si buttano giù. No, mi ha colpito. Non so perché stiano facendo così, però va bene. Cioè, infatti è strana questa partita. Cioè, alla fine solo io ed Orion stiamo giocando seriamente. Gli altri stanno trollando tantissimo. Vabbè, ho vinto io. Bella ragazzi, una bella vittoria easy peasy proprio. Come mostrare il lato negativo di questo gioco in un solo gameplay. Va bene, sperando di non beccarli di nuovo a questi tizi. Allora, contro abbiamo personaggi interessanti. Quello più forte è quella con i capelli un po' verdi, che si chiama Ada. È molto forte, anche lei. Basta che non si lasciano le armi e i problemi della vita sono risolti. Quello è caduto da solo giù, perfetto. Olè. Olè. Ora sì che si fa un po' seriamente. Prima kill. Bene. Ora portiamoci anche la seconda. Porco Giuda, mi ha preso con quel martello gigantesco più del mio. Guarda quanto odio la gente che spamma a casa e non sa proprio come si gioca questo gioco. Allora, ok. Ragazzi, sì, anche questo gioco ha delle meccaniche. È anche competitivo, devo dire. Gioco molto competitivo.
E quest'anno è partita anche la prima season. Non so nemmeno se è già finito o sbagliate cose. So solo che comunque il montepremi di quest'anno è tipo 50.000 dollari e non è poco per la prima season. Ok, seconda kill fatta. Questo ci ha rotto un po' le palline. Ok, è caduto giù, ho fatto un'altra kill. Perfetto, tieni questo. No! Vabbè, avevo pochissima vita e è riuscito ad uccidermi. Tipo questa qui, tipo questa qui, anche questa qui, tipo questa, con il fuoco, quella da salto. Ci sono svariate tipologie di morse. E ogni personaggio può usare due armi, è ben diverse. Ognuno ha delle combe uniche. Cioè non sono nessuno nuovo, non nessun personaggio usa le stesse mosse. Potrebbe essere più che altro le armi, ad esempio quel personaggio grosso come il mio più o meno ha la mia stessa arma, le mie stesse combo tra virgolette. Cambiano un po', però più o meno è quella la tipologia di arma. Cioè un'arma pesante, insomma, fa danno. Infatti ogni colpo, se ti riesci a prendere con, riesco a prendere con quest'arma, faccio tanto male. Però è lentissima, quindi è facilissimo da evitare come colpi. Ha fatto una doppia il nostro avversario, anche con risultati un po' bassi, visto che sarà uno dei gameplay forse più corti, ragazzi. Che non credo che ci farò, ci registrerò tantissimo ora. Volevo solo mostrarvi un po' il gioco, se in caso vi interessa. Comunque ci posso fare proprio delle ranked insieme al mio compagno di squadra, che adesso non si capisce un cazzo, almeno il ranked si capisce di più. E vedete tutte le mosse che facciamo. Più che altro non credo che ci farò tipo un video gameplay che parlerò come adesso, perché comunque è un gioco che chiede molta attenzione ed è difficile giocarci e farci un gameplay. Anche adesso attualmente ci trovo molte difficoltà a impegnarmi e farci gameplay. Però vabbè, ci sto riuscendo, ci sto provando per vedere come veniva. In caso, l'ho detto, se vi interessa come gioco, volete che ci faccia proprio le ranked, le competitive, visto che abbiamo anche una squadra sportiva per quanto riguarda questo videogioco, io vorrei portarlo, sinceramente. Allora, dobbiamo riorganizzarci. Come vedete, sono al primo posto, gli avversari non sono molto forti. Ad esempio, vi faccio vedere una combo easy, proprio. Una delle mosse che uso, più veloce, se riesco a farla subito. No, no. Mi dispiace, ragazzi. Il tempo era poco, però va bene, ci abbiamo provato. Comunque, è stata una bella partitina questa qui. Anzi, facciamo una cosa. Ne farò un'altra, visto che i round durano 4 minuti all'incirca. Quindi comunque ci farò un po' di tagli. Bene, ragazzi, finalmente è iniziata. Questa volta forse giochiamo con persone che sanno un po' giocare. Vediamo un po', infatti è partito aggressivo. Quindi questi qua sanno muovere un po'. Almeno quello là con il personaggio di colore. Ok, quello è caduto da solo giù. E va bene, quindi quello sappiamo. Ah no, si è disconnesso, ok, va bene, perfetto. Allora, di solito io la gioco sempre molto passiva col mio personaggio, perché il mio personaggio è molto difensivo e fa danni anormali. Infatti è uno dei personaggi che ha molti danni. Se riesco a prendere bene farò molti danni. Allora, vediamo. Quello è caduto da solo giù, va bene. Io non lo so, la gente perde punti a caso. Questo è uno. Vabbè, quella con i capelli verdi già sapete, è uno dei personaggi che c'è molto forte. Infatti nel ranked non la sopporto, che in uno contro uno è molto forte, sappiatelo. In quanto riguarda di massa, forse è un di meno. Il mio personaggio in teoria è di massa, perché se riesco a prendere tutti da un lato, shotto tutti. Ad esempio, se capita che stanno combattendo tra di loro e riesco a prendere tipo così, se gli ho levato un po' di vita. Infatti a lei si fa subito giallo, perché il mio personaggio è di danni anormali, appunto come ho detto prima. Non si deve mai ingaggiare contro quel personaggio uno contro uno, perché è shotta. Però con Giuda mi ha preso male quel personaggio. Allora dai, possiamo farcela. Olè, porco Giuda. Allora, un'arma, ok, perfetto. Dai, possiamo farcela anche a vincere questa partita. Oh, l'ho presa malissimo. Olè, vedete? Il mio personaggio fa danni a tutti. Ora tutti hanno poca vita. Se vi state chiedendo dove cavolo si vede la vita, si vede in alto a destra quella barra. Ad esempio, guardate la mia, è quasi ancora bianca, quindi vuol dire che ho HP. Quella rossa è quella più bassa, che ha meno vita in da tutti. Olè. Ok, forse ho ucciso uno. Perfetto.
Ok, ho ucciso un altro. Olè. Sono salito in vantaggio. Questi qua non sono male, però non sono nemmeno forti, vi avviso. Sono abbastanza scarsi. Allora, olè. Se vedete, già ho tolto tantissima vita a tutte e due. Il semplice fatto che fa moltissimi danni. Vediamo. Olè. Mi ha beccato questo. Olè. Ok, devo stare un po' attenti. Dai, manca poco tempo. Possiamo farcela a vincere questa partita. Ok, dovrei averlo ucciso. Ok, aver ucciso anche questo. No, quello non l'ho preso. È un peccato che non sono riuscito ad ucciderlo. Comunque, ho detto, non sono molto forti questi tizi. Sono, diciamo, mediocri come persone. Forse nemmeno io sono tanto forte, ma la mediocrità la darei a me. Per quanto riguarda loro, sono proprio pessimi. Infatti ora basta che sto qui e non dovrei farmi prendere assolutamente dagli avversari. Cerchiamo di evitare. Tanto le probabilità che possono vincere sono bassissime. Oh, mi ha preso quello. Vabbè, non fa niente. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto anche quest'altra partita. Uno hanno trollato, quindi lasciate stare quella partita. È inutile, per questo ho portato una partita in più. Invece un'altra, vabbè, lascia stare. E questa qui l'ho vinta, eh? E diamo il GGG. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. L'episodio sarà cortino, però se questo gioco vi interessa, volete che ci faccio ranked con un mio amico, e volete che ci porto delle ranked in cui faremo delle belle comp più o meno, fatemelo sapere con un bel pollicione in su e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!